Ciao a tutte ragazze, eccomi qui per una review. In particolare vorrei parlarvi dei pennelli Real Techniques che sicuramente molti di voi conosceranno perché sono i pennelli di Samantha Chapman e quindi di una delle più importanti tutorial. E appunto lei ha fatto questa linea di pennelli e vi volevo mostrare alcuni di questi pennelli che ho comprato negli Stati Uniti e dirvi cosa ne penso a proposito. Perché ho avuto modo comunque di testarli già da parecchio. Ho comprato un pennello singolo, che è questo qui, che è un pennello a due fibre, quindi ha la particolarità di avere la parte inferiore con le setole scure e quella superiore con le setole chiare. Però è abbastanza corto per essere un duo fibre, di solito sono più alti o più grandi, questo è piccolino, abbastanza corto, è perfetto per applicare il fondotinta. Io che però non utilizzo tantissimo, non utilizzo il fondotinta sulla pelle, ad esempio quotidianamente per andare all'università, eccetera. Utilizzo questo pennello anche per l'applicazione del blush. Trovo che non sia affatto male, anche per i prodotti minerali. Anche se, ecco, la coprenza non è altissima, quindi dipende, però se avete un blush con un colore molto acceso, molto vivace, lo potete applicare con questo pennello e si sfumerà veramente molto bene. Le setole sono morbide, il pennello è bello compatto, quindi devo dire che questo pennello mi è piaciuto. È morbido, non mi ricordo il costo di questo pennello, non credo che li vendano in Italia, non so che non li vendono in Italia, comunque devo averlo pagato all'incirca sui 10 dollari, quindi circa 8 euro, quindi per un pennello di questo tipo direi che è un ottimo prezzo. E poi ho preso un set. Il set viene dato in questa confezione, all'interno ci sono quattro pennelli, che sono appunto questi quattro, questa è lei, Samantha, e questa è la confezione e viene data proprio anche una custodia. Allora, la custodia non mi è piaciuta per niente, perché come vedete, allora, è aperta, quindi non è chiusa da nessuna cernierina. O qualsiasi altra cosa che non permetta alla polvere di entrare, quindi è un po' inutile se volete portarlo in borsetta, cioè non mi è piaciuta. Anche come materiale la trovo abbastanza scomoda. Questi sono i quattro pennelli che si presentano all'interno, hanno il manico dorato, come vedete, a differenza di questi, di questo che ha il manico rosato, sono due linee diciamo diverse. E allora, questo è un pennello che io utilizzo per il blush. Vediamo, qui dice che è ideale per l'applicazione del fondotinta minerale. Effettivamente, come vi avevo detto prima, se applicate il fondotinta minerale con questo, si vedrà molto poco, dato che il fondotinta minerale per sua natura è poco coprente. Comunque meno coprente sicuramente di un fondotinta liquido. Se lo applicate con questo pennello che è molto più compatto, la coprenza sarà sicuramente maggiore, quindi è ottimo per l'applicazione del fondotinta minerale e io lo utilizzo anche per applicare il blush. Dipende ovviamente dalla forma del vostro viso, da come vi trovate meglio, però lo trovo proprio, a parte che è morbidissimo. E poi, come vi ho detto, io il fondotinta non lo uso praticamente, quindi mi dispiaceva non utilizzare questo pennello così carino, così morbido, e quindi lo utilizzo proprio per l'applicazione del blush e lo trovo veramente ottimo. C'è poi questo pennello che mi è piaciuto molto, che è questo piccolo pennellino, anche questo è un po' a due fibre. Ha delle setole infatti più chiare man mano che si sale verso l'alto e questo secondo la descrizione è un pennello da contouring. Effettivamente è proprio questo l'utilizzo che io ne faccio.
ha una dimensione perfetta per il contouring, quindi per questa parte del viso. Sfuma veramente bene. Le setole di questi pennelli sono tutte uguali, quindi sono tutte morbide uguali. Non c'è un pennello che è meno morbido oppure che penso che a livello di setole sia peggiore di un altro. E poi due pennelli un pochino più piccoli, che sono questi due. Allora, questo è scritto che è per il fondotinta, ovviamente quello liquido. A differenza però dei pennelli da fondotinta soliti, ad esempio quello di Sephora o altri, è molto più piccolino, se vedete. Quindi cosa succede? Che applicando il fondotinta con questo pennello ci si mette innanzitutto molto più tempo. Perché non sembra, però è veramente più piccolo e quindi dovete proprio star lì a fare questi movimenti così e quindi insomma è un pochino scomodo, io lo trovo abbastanza scomodo. Lo trovo però adatto per l'applicazione sotto l'occhio del correttore per le occhiaie perché ha proprio una misura adatta. Quindi per tutti quei correttori liquidi come un fondotinta, appunto, e quindi lo utilizzo per questo scopo. E comunque il pennello è ottimo, però ecco, per il fondotinta ne preferirei uno più grande, oppure io in realtà preferisco più di tutti, diciamo, applicare il fondotinta con una spugnetta, ad esempio la Beauty Blender. Ve ne farò vedere una che ho comprato sempre a Miami, penso. Di spugnettina che è molto simile alla Beauty Blender. Alla fine di questo video ve la vado a prendere. Infine questo ultimo pennellino che è un pennellino molto piccolo da rifinitura. Eccolo qui. E qui appunto si dice che è un pennellino di precisione per mettere ad esempio il correttore in alcune zone problematiche, ad esempio sopra i brufoli, oppure usarlo per mettere il rossetto sulle labbra. Questo pennellino è l'unico che non ho ancora avuto modo di utilizzare, quindi devo ancora capire bene l'utilizzo che ne farò. Per le labbra, sinceramente, mi sembra un po' troppo morbido. E quindi voglio provarlo anche ad utilizzarlo per gli occhi in realtà e quindi magari vi farò sapere in un prossimo video. Comunque in generale, quindi questi sono tutti i pennellini che ho preso, quindi questi del set, questi quattro e questo che ho preso singolo. Li trovo ottimi, le sono molto morbide, sono molto particolari per la forma perché come vi ho detto questo è più piccolo rispetto ai pennelli da fondotinta normali, questo qui io lo utilizzo per il blush e non per il fondotinta, anche questo è perfetto per il contouring, non avevo ancora trovato un pennellino che avesse proprio questa forma che è proprio perfetta per le dimensioni del mio viso. Quindi in generale sono molto soddisfatta, ovviamente avendoli comprati direttamente sul posto li ho pagati poco. Non so quanto costino su internet facendoli arrivare in Italia, però comunque considerate anche le spese di spedizione, sicuramente la cifra si alza e poi il prezzo se non in dollari, se non è in dollari è comunque più elevato. In ogni caso sono proprio soddisfatta e spero che quindi questa review vi sia piaciuta. Anzi, fatemi sapere se possedete altri pennelli della Real Techniques, in modo tale da potermi confrontare con voi. Scrivetemi pure qua sotto, lasciatemi un commentino. Vi lascio anche sempre sotto nei video i link della mia pagina Facebook e di Instagram, quindi se volete aggiungermi non c'è alcun problema, sarò felicissima di accettare la vostra richiesta. Questa invece è la spugnettina di cui vi parlavo, che ha lo stesso identico colore della Beauty Blender, quindi questo rosa shocking stupendo. La morbidezza è praticamente identica, cambia un pochino la forma, questa è sicuramente più stretta ed allungata, quindi più ovale, ed è di questa marca.
Una marca che è Soho, London e New York, e non si trova purtroppo in Italia. L'ho pagata però veramente poco, perché considerato che la Beauty Blender in dollari mi pare che costi circa 20 dollari o 25, quindi o 20 euro o 15 euro. Questa invece l'ho pagata mi pare 5 dollari, quindi circa 3-4 euro. Però è veramente ottima per l'applicazione del fondotinta liquido, funziona benissimo, ritorna proprio bella compatta, della sua forma anche se lavata, bagnata, quindi ecco, se vi capita di fare un giro a Londra o negli Stati Uniti, ve la consiglio sicuramente. Ho visto che c'erano anche tantissime altre cose di questa marca, guardano anche i video delle ragazze americane, so che spesso fanno vedere prodotti di questa marca, però ho comprato solo questa, quindi per il resto non saprei dirvi. Se avete qualche altro prodotto di questa marca, però fatemi sapere come vi trovate, così magari in un prossimo viaggio oppure acquistando online vedo un pochino di fare qualche ricerca. Ci vediamo al prossimo video, ciao!